Ciao a tutti, bentornati sul canale o per chi non mi conoscesse, benvenuti. Io sono Daniela e ogni domenica pubblico un video sul mio canale, generalmente di escursioni sul Lago Maggiore e dintorni o anche un po' più là, ma mi piace anche raccontare storie e leggende locali e poi andare a visitare proprio i luoghi narrati, proprio come farò oggi. Oggi vi parlerò di una leggenda che si intitola Il Mercante di Dio, ambientata a Leggiuno, un piccolo paesino sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. E questa leggenda la potete trovare in questo libro. Leggende nostre, tradizione, realtà e fantasia, Varesotto, Canton Ticino e Lago Maggiore, di Chiara Zangarini, edito da Macchione Editore, con illustrazioni di Franco Mora. Vi leggerò la leggenda, dopodiché andremo proprio sui luoghi. Buon ascolto e buona visione. In un paese vicino al Lago Maggiore viveva un ricco mercante. Si chiamava Alberto Besuzzi. La sua casa era sempre la più illuminata, la sua barca la più veloce. Sui mercati la sua merce era la più ricercata e perfino nei pagamenti molti si sbagliavano e gli davano più di quanto pattuito. Non aveva scrupoli, non si curava che di suoi interessi. I creditori potevano piangere e pregare, ma non si lasciava commuovere e niente lo smuoveva. La fortuna era sempre dalla sua parte e non aveva timore di nulla. Il motivo? Semplice. Aveva stretto un patto con il diavolo, al quale aveva ceduto la sua anima in cambio di fortuna e ricchezze. In più, il demonio aveva, a sua insaputa, messo nelle orecchie di Alberto una cera sottilissima e invisibile. Egli così poteva sentire tutti i suoni, ma non quello delle campane. Una sera, di ritorno dal mercato di Angera, Alberto navigava verso casa. Aveva guadagnato molto e guardava con soddisfazione la grande borsa piena di denaro. La barca filava liscia e veloce sul pelo dell'acqua. Non si accorse di una piccola nube nera che veniva dalla parte di Mergozzo e che si avvicinava, oscurando sempre più il cielo. In verità, lui non si curava neppure dei temporali, abituato com'era ad avere la fortuna e il diavolo dalla sua. Ma questa volta la tempesta è davvero violenta, il vento infuria e la barca oscilla pericolosamente. Il sole scompare e sul lago cala una profonda oscurità. Ode strane urla, pianti, voci di scherno. Ha paura, si riscuote e cerca di fare in modo che la barca non si capovolga, facendo tutti gli sforzi possibili. Ma così muovendosi, gli cade la cera dagli orecchi. Dopo tanto tempo può ascoltare ancora il suono delle campane, che da tutti i campanili della riva suonano lave contro la tempesta. Per lui è una riscoperta, una rivelazione. Si ricorda la sua infanzia, le preghiere che la mamma gli ha insegnato. Gli scorre davanti la sua vita e comprende il male compiuto. Terrorizzato, si butta sul fondo della barca. Lì disteso, chiede perdono a Dio, pregando e piangendo. Allora un raggio di luce squarcia le tenebre, il vento diminuisce e la tempesta cessa. La barca si è arenata presso una roccia strapiombo sul lago, proprio nel posto che tutti gli abitanti evitano perché si dice abitato dal demonio. Alberto promette a Dio che proprio lì, su quella roccia impervia, avrebbe fatto costruire un santuario nel quale alla sua morte sarebbe stato sepolto. Alberto mantenne la sua parola e visse ancora molti anni in quel santuario, una vita di preghiere e penitenza. Quando morì, in odore di santità, la sua salma venne deposta in una delle cappelle. Folle di pellegrini accorrevano dai dintorni. Il diavolo già era nero da tempo per aver perso l'anima di Alberto, a ciò adesso si aggiungevano i pellegrini che lo scocciavano maledettamente. Per vendicarsi, una notte fece rotolare dal monte un grosso macigno che avrebbe dovuto sfondare il tetto e la volta della chiesa e distruggere per sempre il corpo del beato. Ma Dio fu più veloce di lui e mise un mattone, un solo mattone gli bastò, tra la volta e il macigno. Così il masso restò sospeso sopra la cappelletta dove era sepolto Alberto. Per molti anni rimase in bilico, miracolosamente. Ma quando il mondo divenne scettico e gli scienziati cercarono di spiegare come ciò potesse accadere, una notte il macigno si lasciò cadere, così rimase sul pavimento della chiesa, dove ancora oggi si trova e dove noi lo lasceremo. Andiamo a vedere. Oggi siamo qua con Giulia che ci accompagnerà alla scoperta dell'eremo. Andiamo. Per accedere all'eremo si possono fare o 268 scalini scendendo una meravigliosa scalinata, oppure prendere questo ascensore che parte proprio di fianco alla biglietteria, è alto sono circa 50 metri di dislivello. E è stato inaugurato nel 2011. In questo modo l'eremo è ora accessibile a tutti. Secondo la tradizione, l'eremo è stato fondato da Alberto Besozzi,
Un ricco mercante locale che, scampato da un naufragio durante la traversata del lago, decise di ritirarsi su quel tratto di costa e condurvi vita da eremita. Lì il beato Alberto fece edificare una cappella dedicata a Santa Caterina d'Egitto, attualmente visibile sul fondo della chiesa. Dopo un primo periodo storico, durante il quale vi soggiornarono i domenicani, dal 1314 al 1645, guidarono l'eremo i frati del convento milanese di Sant'Ambrogio ad Nemus, sostituiti poi dai carmelitani fino al 1770. Dal 1970 l'eremo è proprietà della provincia di Varese. Dal 1986 al 1996 la gestione religiosa del sito è stata di una comunità domenicana, per passare poi agli oblati di San Benedetto fino al 2018. Oggi l'eremo, su scelta della curia, è affidato alla comunità dei frati francescani di Betania. Un eremo con questo glicine che ha praticamente sicuramente 300 anni di storia, forse anche qualche annetto in più, che ancora oggi dà dei colori e un'ombra stupenda a chi viene in visita. Faceva parte di quella che era tutta la zona degli orti del vecchio convento. Ripeto, gli anni 300 circa, non sappiamo esattamente quando sia stato piantato, anche perché dell'eremo si sa abbastanza poco, cioè i documenti sono pochi. Quello che abbiamo è un documento cinquecentesco, si chiama Historieta, che è un testo che racconta la storia del Beato Alberto, della fondazione dell'eremo, da dove viene questo luogo, ma è un po' da prendere con le pinze, perché è stato scritto prima di tutto secoli dopo la fondazione dell'eremo e la storia del Beato Alberto, e poi è stato scritto da un componente della famiglia Besozzi, che era la famiglia del Beato. E quindi su tante cose qua all'eremo c'è da dire, si sa che c'è ma forse anche prima, quindi non abbiamo documenti precisissimi, e lo stesso vale per esempio per questo glicine, ma così come anche per tantissimi affreschi che ci sono all'interno, che raccontano la storia dell'eremo, ma che appunto leggenda, storia, mito, si intreccia tutto un pochino insieme. Meglio conosciuta come Sala del Capitolo, Sala Capitolare, è sicuramente la sala più bella dell'eremo per la quantità di affreschi, anche particolarmente importanti e antichi, perché questo, con una crocifissione per cui si intravede il costato del Cristo, stiamo parlando di una datazione che va dal 1300, 1325 circa, 1320-25 come anni, e è una delle datazioni più vecchie che riguarda gli affreschi dell'eremo, con tra l'altro questo dettaglio nella pittura, gli almugeri, che hanno veramente una particolarità, una finitura che in quegli anni nel nostro territorio non è che si trovi particolarmente diffusa. Altro affresco abbastanza interessante, qua siamo nella prima metà del 1400, è questo che un pochino ricorda i santini, la devozione popolare, l'idea di inquadrare i santi di Vero. riferimento con un santo anacoreta a destra, quindi santo eremita, e non a caso siamo all'eremo. Tra l'altro questo è un Sant'Antonio Abate, il Sant'Antonio del Purcell, diciamo che a Varese conosciamo abbastanza bene, con appunto questa barba divisa in due, molto folta, l'abito scuro, il bastone a cavo, quindi e la mano benedicente dall'altra parte. Di fianco un santo un pochino meno conosciuto, è il Sant'Eligio, Sant'Eligio Vescovo. Ha di fianco un cavallo che, se vedete, c'è la sua zampa rotta con una ferita. Sant'Eligio è il protettore dei maniscalchi, quindi Non lo è un santo sapevo. abbastanza sconosciuto, non è così famoso e neanche facilissimo da trovare. Ecco, questo è uno di quegli affreschi che prima dei restauri, dicevamo prima degli anni 2000, era uno dei pochi che già si intravedeva. È stato fatto tutto un lavoro di pulitura incredibile, quando invece è praticamente invisibile tutta la parte superiore, che è stata poi pulita negli anni seguenti, restaurata negli anni dopo.
storia abbastanza particolare, perché in realtà oggi è una chiesa unica, però una chiesa non orientata, perché, come ho detto prima, lei era costruito su un asse nord-sud ed effettivamente la chiesa così come è adesso segue il lago, cioè il lago è qua sotto, quindi l'altare è posto a sud, ma nella cultura cristiana l'altare non è a sud, l'altare è a oriente dove nasce il sole, quindi dovrebbe essere in questa direzione. Questo perché in realtà la chiesa attuale non è la chiesa originale, o meglio, in origine, quando, secondo la tradizione, più o meno 1190, Beato Alberto fonda la prima chiesa, la fonda effettivamente orientata e corrisponde a quello che è conosciuto oggi come il sacello di Santa Caterina. La leggenda vuole che, appunto, siamo più o meno alla fine del 1100, Alberto Besozzi, ricco mercante, la solita storia, il mercante è brutto, ricco, cattivo, avaro, avido, che commercia con l'altro lato del lago, fa parte di una famiglia importantissima, i Besozzi, che, giusto per dare l'idea, Milano, monastero di San Maurizio, San Maurizio è il monastero maggiore, pieno centro di Milano, la prima cappella di destra è affrescata per volere di un Besozzi, suo discendente, ed è tra l'altro dedicata a Santa Caterina, quindi non so, per dare l'idea anche dell'importanza della famiglia e della possibilità economica che aveva. Questo Besozzi fa vendite con affari con il Piemonte, con l'attuale Piemonte. Un giorno di ritorno dal mercato di Lesa è praticamente esattamente dall'altra parte del lago, un pochino spostato verso sud, però guardando da fuori si vede Lesa, sì. Quindi è anche un tragitto abbastanza corto. Giornata di tempesta, fa naufragio sotto la roccia del Sasso Ballaro, sa benissimo il pericolo di questo punto del lago, ne abbiamo parlato prima, dell'altezza, delle correnti. In un momento di tempesta, di nubifragio, tutta l'imbarcazione viene completamente persa, i suoi compagni di viaggio anche, lui è l'unico che riesce a salvarsi aggrappandosi alla roccia del Sasso. Ma sapendo che potrebbe rompersi da un momento all'altro, dedica praticamente la sua vita a quella che in quegli anni è un po' il punto di riferimento per i navigatori, per i naviganti, che è Santa Caterina d'Alessandria, quindi Santa d'Egitto, non la Santa Caterina, forse per noi più famosa, Santa Caterina da Siena. Sì, la santa, sì, che per intenderci è quella che si riconosce con la ruota dentata, che è il simbolo del suo martirio. Ecco. Un motivo per cui, anni dopo, lui ovviamente cambia vita, si dedica alla vita da eremita in preghiera, si ritira in una grotta, oggi non più visibile, però di fatto qua sotto, dedica la sua vita e inizia a dedicarsi alla preghiera. Le comunità locali conoscono ovviamente la storia di questo che sarà poi dichiarato beato, e in un momento di peste, alla fine del 1100, praticamente chiedono la sua intercessione per liberare i paesi qua sopra dalla peste. Effettivamente la peste passa, lui fa come richiesta di costruire una prima chiesetta dedicata a Santa Caterina, motivo per cui questo non è l'eremo del Beato Alberto, ma l'eremo di Santa Caterina del Sasso, Ballaro. Quindi è per questo che è dedicato a Santa Caterina, perché il Beato Alberto dedica la sua vita a Santa Caterina e fa costruire una prima chiesa sulle stesse forme, misure e dimensioni del sacello di Santa Caterina sul Sinai. All'esterno anche tutti affreschi che raccontano la vita della santa. Qui, santa che tra l'altro, appunto, ruota dentata che si intravede lì, vabbè, gli abiti, i regali, perché come Santa Caterina era una principessa, quindi una bella acconciatura, e la corona lì davanti, quindi con tutta un po' la sua iconografia, i suoi simboli. Quindi, prima chiesa. Okay. Quindi, in origine, 1190 circa, chi veniva all'eremo veniva qua e basta. Era tutta quella piccola e questa cosina in mezzo e basta. Nel giro di pochissimi anni, perché siamo agli inizi del 1200, viene costruita una seconda chiesa, che perché la comunità, diciamo, che segue il Beato Alberto inizia ad ingrandirsi. In più, secondo miracolo, si dice che branchi di lupi famelici invadono i paesi qua sopra, e ancora una volta la popolazione chiede l'intercessione in preghiera del Beato. I lupi scappano, non se ne vedono più in giro, e quindi costruiscono una seconda chiesa.
che è questa qua? Sì, Santa Maria Nova. E siamo appunto agli inizi del 1200. Questa è la Cappella dei Massi, dove appunto sotto c'è il sepolcro del Beato con la scultura in legno che lo vuole ricordare. Cappella dei Massi perché anche qui, secondo la tradizione, ma in realtà ci sono delle foto, per cui alcune foto pubblicate ci sono degli inizi del Novecento, XVII secolo cadono dei massi dal Sasso Ballara, massi, cioè non i sassi di massi, rimangono incastrati per secoli nella volta della chiesa, e il primo miracolo è il fatto che questi massi cadono e rimangono incastrati senza creare alcun danno alla comunità che qui sta iniziando, cioè che qui vive, né alla tomba del santo e a nessuno, rimangono incastrati senza fare nessun tipo di danno, senza arrecare pericolo. Secondo miracolo, 1910, questi massi vengono miracolosamente trovati poggiati a terra dalla sera alla mattina, anche qui senza, ok, rompendo ovviamente la volta, ma che già era rotta da prima, però senza far male a nessuno, senza danneggiare niente, senza creare pericolo. Andando verso, diciamo, verso il convento meridionale, quindi verso l'uscita, è conosciuta come danza macabra. In realtà la definizione non è proprio correttissima, perché la danza macabra è un tipo di iconografia del 400 francese, con delle caratteristiche ben precise, cioè c'è sempre uno scheletro che balla con una persona rappresentata nei vari ambiti della vita, nei vari lavori, quindi magari c'è lo scheletro che letteralmente danza con il sacerdote, con il contadino, quindi non sono delle vere e proprie scene come in questo caso. Nel nord Italia, che si conosce come danza macabra, c'è quella di Clusone, vicino a Bergamo, okay, che è forse quella più famosa. E poi per il resto noi siamo molto più abituati al Memento Mori, che può essere il classico teschio con la scritta, quindi una roba molto più semplice. Qui invece è un vero e proprio racconto. In origine, se ricordo bene, erano 14-15 scene, di cui ancora nella fine dell'Ottocento si riuscivano a riconoscere, avevano addirittura sotto una didascalia che diceva che cosa c'era rappresentato, e rappresenta praticamente tutto, diciamo, dalla vita, dal lavoro manuale alla vita di tutti i giorni, al lavoro di intelletto, alla vita religiosa, sempre con questo scheletrino, che però sembra quasi uno scheletrino un po' simpatico, vero, vivace, cioè non fa poi così tanta paura questo scheletro, con però come prima figura un mercante di stoffe, guarda caso. Un mercante di stoffe, lì sicuramente stava prendendo le misure, magari per imbrogliare qualche acquirente, e di fianco c'era lo scheletrino che lo riprendeva. Poi altre scene, qui per esempio c'è una donna che cerca di scappare, lo scheletrino che la afferra per il polso, o la coppia di amanti con il ragazzo che addirittura imbraccia il fucile per allontanare lo scheletro, lo strozzino strozzato dallo scheletro, il notaio che sta imbrogliando, facendo su qualcuno, e lo scheletrino di fianco che col dito lo riprende. Quindi veramente dal lavoro manuale alla vita di tutti i giorni, al lavoro intellettuale, fino ad arrivare ai vari ambiti della vita religiosa, perché siamo comunque all'interno di un convento, quindi dal semplice frate fino ad arrivare l'ultimo doveva essere il papa, quindi veramente tutti, adesso si riconosce ancora il vescovo, il cardinale. Nell'ultima scena doveva esserci ovviamente il più importante, quindi il papa, era, ok, io esco dalla messa, dalla chiesa, quindi dal luogo di preghiera, vedo tutta questa danza macabra, quindi ricordati che devi morire, e ok, e uno viene ansia, sì. Però ti indica anche quella che è la via per la salvezza, perché alla fine di tutto questo percorso, l'ultima scena che uno vede è il Cristo crocifisso. Quindi adesso purtroppo si è perso tanto, però si intravede il Cristo crocifisso con sotto, tra l'altro, dei monaci. E con la danza macabra si conclude la nostra visita all'eremo. Grazie mille Giulia per tutte le informazioni e le curiosità. Ne ho riportate solo in parte perché altrimenti il video sarebbe durato più di 2 ore. Però vi invito,
se non l'avete già fatto, a venire a visitare questo bellissimo luogo. Noi, per tornare al piazzale, dove si trova la biglietteria e un bar, abbiamo preso l'ascensore e la cosa interessante è che si percorre un tunnel e sulle pareti si trovano alcune foto realizzate durante i lavori proprio, e sono davvero incredibili. Inoltre, se volete proseguire la visita dei dintorni, potete prendere il battello e andare alle isole Borromee, oppure a Laveno e con la bidonvia salire al Poggio Sant'Elsa e il Sasso del Ferro, da cui c'è una vista favolosa. Volendo si potrebbe salire anche a piedi, però sono circa 900 metri di dislivello. Avevo fatto un video a riguardo, se siete interessati e volete andare a curiosare vi lascio il link. Molto bello anche San Clemente, sopra San Giano, c'è una piccola chiesetta e anche lì la vista è bellissima. Magari per un picnic meridiano è l'ideale. Oppure, se volete camminare un po' di più, proprio da qui passa l'anello di Santa Caterina, che sono circa 18 km. La partenza e arrivo ufficiale diciamo che è a Cerro di Laveno, però essendo un giro ad anello si può partire da dove si vuole, insomma, da dove si è più comodi. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi possa essere da spunto per qualche vostra passeggiata, e fatemi sapere cosa ne pensate, e se vi è piaciuto mettete un like, condividete e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanella per essere avvisati di video che usciranno ogni domenica, e se volete sostenere il canale con un piccolo contributo o offrirmi un caffè virtuale trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti. Penso che sia davvero tutto per oggi, grazie chi è arrivato fin qua e ci vediamo presto con un nuovo video.